parliamo dell'immunità aspecifica o innata. Ricordo che l'immunità può essere aspecifica, cioè non specifica, vuol dire che non viene attivata la produzione di anticorpi, quindi viene riconosciuto la cellula, l'organismo, il fattore non self, e quindi questo scatena una risposta immunitaria non specifica, quindi non c'è l'interazione antigene-anticorpo. Viene anche chiamata, e sul libro la trovate, indicata così come immunità innata. Allora, chi svolge questo tipo di immunità, questo tipo di difesa? A svolgerlo possono essere o delle cellule, che noi chiameremo fattori cellulari, oppure possono essere dei fattori umorali. I fattori umorali cosa sono? Sono in sostanza delle proteine o dei complessi per lo più proteici con una funzione enzimatica. Sappiamo che le proteine possono svolgere questa funzione enzimatica e vengono chiamati umorali perché si muovono e vanno laddove c'è da agire attraverso l'umore, ossia attraverso i liquidi fisiologici. Cominciamo adesso a vedere quali sono i fattori cellulari. Qui ne ho indicati due tipi. Quelli che vengono chiamati fagociti sono quei fattori cellulari, quei globuli bianchi fondamentalmente, e qui ne ho messi di due tipi, ho messo i granulociti e i macrofagi, che fanno la fagocitosi o la pinocitosi. Ricordo che la fagocitosi riguarda l'inglobamento, la neutralizzazione di fattori esterni, fattori non self, con uno stato fisico solido. Viceversa, la pinocitosi riguardano quelle sostanze che sono uno stato liquido. Come avviene questo processo? Allora, questo processo avviene attraverso diverse fasi. Allora, diverse fasi che sono fondamentalmente queste. Immaginate che questo qui sia un granulocita, quindi un globulo bianco che è riconoscibile per il suo nucleo che ha questa forma un po' granulare, si avvicina a quella che è la sostanza che deve essere neutralizzata, quella che deve essere per cui l'organismo si deve difendere. La indico, ecco, con questo pallino nero, potrebbe essere ad esempio in caso di fagocitosi un batterio. Allora, quindi abbiamo questa prima fase di attacco dove il granulocita si avvicina all'agente, diciamo, infettante, e questo granulocita forma una serie di introflessione, così, della membrana. Quindi forma quelli che vengono chiamati pseudopodi, pseudopodi. Questi pseudopodi vanno ad abbracciare l'agente che deve essere eliminato, quindi in una fase successiva, questo qui diciamo è la fase di attacco, nella fase successiva noi abbiamo il granulocita, lo ridisegno qui con il suo nucleo, e all'interno di questo avremo catturato, quindi all'interno di una vescicola avvolta quindi da membrana, avremo catturato questo organismo estraneo. Questa vescicola così costituita si chiama fagosoma. Il fagosoma poi viene avvicinato dai lisosomi. Andate a rivedervi cosa sono questi organoli, organoli di difesa che sono presenti nelle cellule. Questi lisosomi si avvicinano e riversano all'interno del fagosoma i loro enzimi litici, quindi questo qui è un lisosoma. Il fagosoma a questo punto, con gli enzimi litici, svolge la sua funzione, che è quella di, diciamo, distruggere completamente quello che è
il patogeno, va bene? Quindi l'organismo che deve essere eliminato. Quindi i fagociti possono fagocitare sia sostanze solide sia sostanze liquide. Per quanto riguarda invece queste cellule, le NT, che vengono anche chiamate cellule natural killer, queste agiscono in un modo un po' diverso rispetto ai fagociti. Le cellule natural killer agiscono sull'osmosi, sui processi osmotici, quindi vanno, si avvicinano, si tratta anche in questo caso di globuli bianchi. In questo caso globuli bianchi della famiglia dei linfociti, quindi quelli prodotti dai linfonodi, e alterano praticamente i processi osmotici della cellula che viene riconosciuta come bersaglio, quindi alterando, modificano la sua permeabilità all'acqua. In questo modo fanno sì che si creano all'interno della sostanza che deve essere neutralizzata delle condizioni non compatibili con la vita di questa sostanza che deve essere neutralizzata, che quindi viene eliminata. Quindi questo qui sono i fattori cellulari di difesa. I fattori umorali invece li ho elencati qui. Il primo, l'isozina. Ne avevamo già parlato, mi sembra, anche a Bologna. Si tratta di un enzima che è spesso presente nelle lacrime, è spesso presente nel muco dell'apparato boccale, ed è un enzima che ha questa funzione di difesa, quindi è una sorta di prima barriera a cui gli organismi esterni vengono sottoposti affinché questi non possano entrare. Quindi dell'isozima c'è poco da aggiungere. Va bene, anche l'isozima, diciamo, può agire alterando i processi osmotici che riguardano il fattore da neutralizzarsi. Il complemento. Il complemento invece è qualcosa di più complesso. Il complemento è un complesso formato solitamente da una ventina di proteine diverse, quindi ci sono complementi diversi. Questo complemento cosa fa? Queste proteine cosa fanno? Molto spesso queste proteine possono essere rotte a pizzetti e quindi possono andare a combinarsi in modo diverso, quindi possono formare questi frammenti proteici, i quali poi si possono fra di loro unire, quindi formare dei complessi diversi. Quindi dallo stesso complemento possiamo avere frammenti differenti e complessi differenti, e questi complessi possono essere attivati e possono andare quindi ad attaccare quelle che sono le sostanze esterne, appunto un attacco da parte di queste proteine, questi enzimi nei riguardi del fattore esterno. Ok, quindi qui ricordate la parola frammenti, parola complessi, che si possono formare appunto dal complemento. Ecco, il complemento ovviamente forma frammenti complessi quando è attivato, quindi quando c'è motivo per cui una difesa è richiesta. Interferone. Allora, l'interferone, che è questo qui, è un insieme di proteine che vengono prodotte partendo dai linfociti, partendo anche da questo tipo di cellule, dalle cellule natural killer, e questi qui vengono sintetizzati in modo specifico per agire ad esempio contro alcuni virus oppure contro alcune oppure per rendere, molto spesso l'azione è questa, rendono più resistenti quelle cellule dell'organismo che hanno il rischio di essere invase, no? Quindi sono dei complessi proteici che fortificano l'organismo. Se un organismo produce tanto interferone, vuol dire che è un organismo che già possiede una sua specifica resistenza naturale alta, ok? Comunque anche la difesa
in questo caso deve essere stimolata, però è aspecifica, cioè può essere stimolata da un virus, può essere stimolata da un batterio, può essere stimolata da qualcosa che può andare a allergizzare e a portare un'allergia. Infine, ecco, qui ce ne sono di tantissimi tipi, io adesso non sto a entrare nel merito, perché poi, ecco, la particolarità di tutta l'immunologia, quindi di questa parte delle scienze mediche, è che parlano con dei codici, no? Quindi bisogna essere proprio portati per diventare, ad esempio, medici nel campo delle allergie, nel campo virologi, eccetera, perché lì si parla tutto a sigillo, quindi anche degli interferoni, abbiamo di tipo alfa, di tipo beta, ognuno agisce in modo differente. Per ultimo, mi premeva invece fare un accenno a queste citochinine. Queste citochinine sono delle proteine che vengono prodotte quando c'è un'infezione. Allora, quando c'è un'infezione, l'organismo risponde in un certo modo, ad esempio formando o richiamando del liquido. Quindi le citochinine che si muovono attraverso gli umori raggiungono l'infezione. Qual è la funzione? La loro funzione è praticamente quella di mandare una risposta, quindi sono delle proteine con funzione di messaggero chimico, di mandare delle risposte al sistema immunitario affinché questo cominci a produrre degli specifici anticorpi nei confronti dell'agente esterno che ha recato l'infezione. Quindi diciamo che queste qua sono il punto di collegamento tra quella che è l'immunità specifica e quella che invece vuole essere l'immunità specifica, cioè io sono attaccato da qualcosa, questo qualcosa lo chiamo antigene, il mio sistema immunitario viene messo, come dire, in allerta da queste citochinine, va bene, che vengono prodotte in modo specifico, però mandano un segnale al sistema immunitario dicendogli occhio che c'è qualcosa contro il quale tu ti devi difendere in modo specifico. Quindi comincia attrezzati a produrre gli anticorpi che possono neutralizzare in modo non più aspecifico ma aspecifico quello che è stato l'agente effettivo. Quindi l'agente non sente che deve essere eliminato affinché la difesa possa funzionare.